Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mattia gli Insetti. Quest'oggi vi farò vedere i miei nuovi animali che ho preso alla fiera di Ento Modena, che si è tenuta il 16 aprile. Allora, vi dico subito che ho preso degli animali che volevo prendere da un po' di tempo, ma sono 5, per questo vi ho detto animali, non animale. Cosa sono? Sono delle cimici assassine. E ora vi illustro un po' quello che ho fatto e tutto. Allora, adesso queste cimici assassine, che sono in 5, le ho messe in questo piccolo fauna box da circa 30 centimetri. Per ora perfetto per loro. L'allevatore mi diceva che erano 3 subadulte. E le altre però non mi ha specificato l'età. Comunque sono animali che, come vi ho già detto, volevo già da tempo e come si deduce dal nome, le cimici assassine sono delle cimici che si nutrono di altri insetti. Adesso, se riesco, vi provo a far vedere quelli che mangiano. Provo a buttargli dentro qualche grillo, anche perché sono un po' di giorni che non mangiano, quindi proviamo a dargli da mangiare. Allora, io gli ho buttato dentro dei grilli che se hanno fame mangeranno. Come vi ho detto, sono delle cimici assassine. Vedete quella? Peccato, ho appena visto una scena bellissima che io stava per mangiare. Le cimici assassine sono particolari perché non sono come le nostre classiche cimici che sono di un colore verdastro o marrone. Le cimici assassine hanno un colore sgargiante, perché sono anche velenose. Allora, non riescono a uccidere un umano tramite casi allergici, ma comunque bisogna stare attenti. Il mio consiglio per non essere morsi è non mettere mai le mani dentro.